Quando. Questa è l'attesissima nuova fiction di Rai 1. Guardate. Sta per iniziare la conferenza stampa, stiamo per incontrare i grandi protagonisti della nuova fiction di Rai 1 di Padre in Figlia. Cristiana Capotondi, Alessio Boni, Stefania Rocca e Matilde Gioli sono i protagonisti di una storia familiare ambientata nella provincia veneta degli anni 60. Al centro del racconto, l'emancipazione femminile e i grandi cambiamenti storici che tra gli anni 70 e 90 hanno portato le donne a lottare per conquistarsi la parità e i diritti civili. Maria Teresa è la donna che all'interno di questo romanzo di formazione femminile, potremmo chiamarlo, si emancipa, è la prima tra le sorelle a cercare una strada diversa rispetto a quella che era consentita alle ragazze negli anni in cui raccontiamo le vicende di questa famiglia. Il soggetto di serie, scritto da Cristina Comencini, ha come tema centrale il ruolo della donna negli anni 60, all'interno di una famiglia patriarcale, con a capo un padre che non vuole accettare il cambiamento dei tempi e rinnega l'evoluzione della donna. Ci racconti questo personaggio un po' ostico in questa fiction? Ostico per il tempo in cui viviamo adesso, allora era la norma, erano i nostri nonni. È un padre un po' padrone, ma negli anni 50 lo erano un po' tutti. All'università pensavo di fare chimica. Chimica? Si possono fare un sacco di cose con chimica. Ma non diciamo scemenze. Se proprio vuoi continuare a studiare, studia per fare la maestra. Esempio dato per una donna, no? A contrastarlo c'è la sua primogenita, che si ribella alla figura paterna e negli anni 70 si unisce al movimento femminista che lotta per conquistare la libertà e l'indipendenza delle donne. La donna è veramente soltanto vista nel ruolo di accudire casa e accudire il marito e nient'altro, quindi comunque la sfera emotiva è quasi del tutto eliminata. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Io e Cristiana siamo due personaggi completamente opposti. Lei è molto seria già da giovane, ha le idee molto chiare, vuole studiare, è molto meno emancipata di me. E questo crea delle frizioni tra le due sorelle. Io dovrei dirti una cosa importante. Io avrei Posso deciso... alzarmi? Perché? Perché quando non si parla di lei si annoia, poverina. Smettila. La serie si interrompe intorno agli anni 90. Guardando la situazione di oggi, quanta strada bisogna ancora fare per la parità dei sessi? Beh, io credo che oggi ne abbiamo fatta tanta strada e su questo, anzi, ne hanno fatta tanta strada e noi adesso prendiamo tutto per scontato. Ci sono ancora delle cose che si possono migliorare. Credo che l'emancipazione femminile oggi sia ancora un processo in atto, che si debba giocare su un terreno di pacificazione, riavvicinamento e riconsiderazione della figura del maschio, perché questa è una cosa che per esempio dal movimento femminista che noi abbiamo raccontato viene fuori come un processo lasciato a metà. Il primo appuntamento con la fiction di Padre in Figlia è martedì 18 aprile in prima serata su Rai 1. Un grandissimo cast di attori per questa fiction che si annuncia molto bella e che ruota intorno...